Papa Francesco in persona chiede di interrompere lo sciopero della fame. Come l'hai presa? Sono molto contento, felice, subito ho festeggiato con un bel piatto di spaghetti. Non me l'aspettavo sinceramente, proprio l'intervento di Papa Francesco. Io ho deciso di vedere questo sciopero, oltre non è solo per me stesso, ma anche per tutte le vittime nel mondo. E noi ci siamo affidati a loro, al Signore, perché per me un prete, per me era un uomo di Dio, perché mi sentivo protetto in quell'ambiente e poi mi sono sentito tradito. Papa Francesco per me è una garanzia perché la Curia di Napoli in 6 anni mi ha distrutto, in questi 6 anni ne ha fatte di cotte e di crude. È arrivato alla fine addirittura a farmi perdere anche il lavoro, su 7 mesi che non lavoro, e spero anche che Papa Francesco veda anche i provvedimenti per chi ha sbagliato nella Curia di Napoli, perché sicuramente ci sono stati fatti degli errori, ma degli errori gravi. Non è giusto che chi ha il coraggio di denunciare un prete, una vittima, praticamente deve fare questa fine, che deve perdere il lavoro e tutto. E questo non deve passare, perché se Papa Francesco permette di far passare questo messaggio, praticamente noi vittime, le altre vittime non hanno più la garanzia di denunciare. C'è qualcuno che devi ringraziare in questa battaglia? Allora, la battaglia ancora non è finita, diciamo, questa è una fetta di battaglia per il momento. Sì, sinceramente noi siamo un gruppo, una squadra. Il mio dottore che è sceso in campo, anche lui in tutti i modi per farmi avere giustizia. Il mio avvocato Sergio Cavaliere, Rete Abuso Francesco Zanandi, il nostro ufficio stampa di Rete Abuso. Siamo una squadra che tutti quanti di noi cerchiamo di fare i valori, fare avere i diritti a tutte noi vittime. È proprio Rete Abuso si occupa di tutte le vittime di pedofilia in tutto il mondo. Per me, il delitto che loro si macchiano della pedofilia è peggio di un omicidio, perché quando uno è morto, purtroppo è morto. Invece chi viene violentato rimane a vita, è una sofferenza a vita, una sofferenza che ti dura finché non muori. E faccio anche un appello, chi è stato vittima, di avere il coraggio di dirlo, anche se non vuole far uscire il suo nome, come ho fatto io. Deve avere il coraggio di denunciare, perché prima o poi ti può scoppiare come è successo a me, ti può scoppiare una guerra in te stesso che non riesci a perdonarti. Perciò chi è stato vittima, io li consiglio vivamente, anche per liberarsi il peso, che è molto importante denunciare, denunciare e denunciare. Diego, invece c'è un appello che vorresti rivolgere ai preti pedofili? Sicuramente sì, io direi proprio a questi preti pedofili di farsi curare, di farsi aiutare. Adesso ci sono dottori specializzati per questo tipo di problema, perché non è giusto rovinare l'esistenza di un bambino e di un uomo un domani. Perciò veramente, veramente faccio questo appello. Non arriviamo che qualcuno vi denuncia e dopo esce il vostro nome, vi sentite male e tutto. Io ve lo consiglio con tutto il cuore, veramente, ve lo consiglio con tutto il cuore, perché adesso, ripeto, ci sono centri specializzati per questo settore, sicuramente vi aiuteranno. È meglio che vi date voi di vostra spontanea volontà, che un domani vi manderanno loro.